E dopo Santiago? Ma si va a Finisterre! Bisogna raggiungere la spiaggia della Lagosteira, prendere una conchiglia e portarla a casa. È la prova dell'avvenuto cammino, è la tradizione! Ma la tradizione di chi? Il cammino spirituale e religioso finisce a Santiago. Lo scopo del cammino è quello di raggiungere la tomba dell'Apostolo. Il proseguimento a Finisterre era una tradizione pagana del pellegrinaggio celtico e tale è rimasto, un cammino pagano. Ora, narra la tradizione del cammino che i pellegrini che giungevano a Finisterre sull'oceano avevano una grande disponibilità di capesante e anche di altri bivalvi commestibili e se ne cibavano a sazietà. Ora, tornando a casa con la conchiglia, il pellegrino portava con sé la prova dell'avvenuto cammino. Ora, a causa di questa usanza, successivamente la conchiglia sarà utilizzata come simbolo del cammino. Lineare come storia, probabilmente sarà anche vera. Ma veramente a me convince poco, anche perché la conchiglia in questione è il guscio delle cosiddette capesante, un mollusco che si trova dappertutto nel Mediterraneo e non solo nel Mediterraneo. Dico, le conchiglie popolano il pianeta da prima della comparsa dell'uomo, il mondo è infestato da conchiglie, ce ne sono dappertutto, ovunque. Oltre che vive nell'acqua, si possono trovare fossili in tutti i sedimenti terrestri, tutti. Quindi questo cosa significa? Che chiunque e ovunque può procurarsi una conchiglia. Un esempio, io vado a Lima, in Perù, prendo una conchiglia, torno a casa e dico che sono stato a Santiago. Capite ora perché questa storia mi convince poco? Però dico, tutto sommato, posso anche accettarla. La storia che veramente più mi convince riguardo alla conchiglia come simbolo del cammino riguarda le oche. Sì, le oche. Avete capito bene. Cosa c'entrano le oche? Dunque, vediamo un po'. Le oche erano sacre per i Celti. Le oche venivano considerate dai Celti come messaggere dell'aldilà e non solo. Venivano anche addomesticate affinché accompagnassero i pellegrini ai santuari. Ora, cos'altro è la conchiglia se non la stilizzazione dell'impronta della palma dell'oca? Io spero vivamente che non sia così. E beh, perché se così fosse, beh, qualcuno si è sbagliato per circa 1000 anni. Oppure qualcuno ce l'ha tenuto nascosto chissà per quale misteriosa ragione. Forse per caso, dico, ricordava i Templari? Ma vabbè. Ora, per la Chiesa, l'impronta della palma dell'oca era un simbolo pagano. Quindi era necessario sostituirlo con qualcos'altro. La conchiglia era perfetta. La sua forma ricorda la palma dell'oca. Ed ecco qua, impacchettato e confezionato, il nuovo simbolo che identifica il cammino. Allora, che cosa c'è di fronte alla spiaggia della Lagosteira di Finisterre? Il Monte Pindo, il monte sacro del Finisterre gallego dei Celti Nerii. Ma che strana coincidenza!
Nell'antichità chi faceva il cammino e proseguiva fino a Finisterre si diceva che andava nel luogo dove, secondo la tradizione, sbarcarono gli antichi saggi che incisero i petroglifi. Poi chi fossero questi saggi non si sa. Sempre nell'antichità, tra i pellegrini, vi era anche chi andava a Finisterre oppure sulle coste dell'Atlantico proprio per decifrare questi segni sacri incisi sulle rocce della Galizia. I petroglifi galiziani risalgono a tempi preistorici e alcuni di questi riproducono anche segni di un alfabeto sconosciuto. Un petroglifo particolare, visibile in molte cattedrali cristiane, è il labirinto. Ora, il labirinto non è altro che un simbolo iniziatico del cammino dell'uomo e della rinascita ad una nuova vita. Ecco perché il pellegrino che giunge fin qui deve esotericamente morire, cioè dimenticarsi di ciò che fu e iniziare il rituale di rinascita spirituale. Per questo i pellegrini bruciavano i loro vestiti al capo Finisterre. Uè, non fatelo oggi, guardate che vi beccate un verbale, eh. A Finisterre ci siamo fermati per 3 giorni. E beh, siamo arrivati di venerdì pomeriggio. L'ufficio del pellegrino era serrato, come dicono da queste parti, chiuso. Riapriva lunedì mattina, quindi se volevamo il certificato dalla Fisterrana eravamo costretti ad attendere. Ci sistemammo nell'albergo di Diego con vista a spiaggia. Ci sembrava il più idoneo. In quel momento fu decisione unanime di lapidare ciò che era rimasto delle nostre risorse economiche. Quindi, ristorante 5 stelle per degustare frutti di mare e pesce di prima scelta. Fu proprio qui, a Finisterre, che mangiammo per la prima volta i persebes e la lubina. Una cena a dir poco principesca, diciamo la verità. Lo meritavamo e non ci siamo fatti mancare nulla.
Eravamo a mare, quindi il conto fu salato. Ma nonostante tutto, la sera successiva, altra cena principesca a base di paella. Ricordo che attendemmo circa 40 minuti. E beh, dovevano arrivare i frutti di mare dal porto e prepararla al momento. E nell'attesa? Ma nell'attesa sangria go go! 3 giorni, 3 giorni sono tanti, sì, ma la fisterrana ci spetta. Quindi, nell'attesa, bagno nell'Oceano Atlantico. Sole sulla spiaggia, sì, ma freddo da paura in acqua. Era aprile. E in serata, musica nel bar di Davide, con Silvana che era passata dall'altra parte del bancone per prepararci e servirci una massiccia tequila. Ebbene, il nostro pellegrinaggio religioso si era trasformato in una vacanza pagana a tutti gli effetti. Ma noi siamo fatti così. Nella nostra vita abbiamo sempre abbinato il sacro al profano. Sì, ma con garbo e signorilità, eh? Quando si parla del Finisterre gallego, non ci si riferisce solo all'abitato di Finisterre, ma a gran parte della costa galiziana, nota anche con il nome di Costa della Morte, a causa di molteplici naufragi di imbarcazioni e di bagnanti che sono morti per particolari condizioni ambientali. In questa zona, secondo le tradizioni di molti popoli antichi, il paradiso era a occidente, in quanto era convinzione comune che vi fosse un luogo dove il sole non tramontava mai. Questo luogo era considerato un paradiso non solo ultraterreno, ma addirittura terreno. E dov'era questo paradiso? Era oltre il Finisterre, cioè al di là dell'oceano. Al di là dell'oceano, secondo i Celti, esisteva un mondo dove non esisteva il peccato. Nella cultura celtica, in questo mondo convivevano morti e vivi, e vi si poteva accedere attraverso i dolmen. Da questo mondo ultraterreno, qualche volta giungevano delle dame, o comunque figure femminili su alcune barche di pietra. Si trattava ovviamente di apparizioni.
Ma nella nostra tradizione cristiana si parla di un'apparizione della Madonna a San Giacomo avvenuta a Muxia. Ora, Muxia è un paese a 30 km da Finisterre e visto che siamo in zona, abbiamo ritenuto opportuno andare a Muxia o Musia, così come si pronuncia da queste parti. Se c'è stato San Giacomo, beh, ci dobbiamo andare anche noi. Arrivammo a Muxia in un giorno particolare. Quel giorno era la Domenica delle Palme, che da queste parti chiamano la Domingo del Ramo, ovviamente riferendosi al ramoscello di olivo. Ma torniamo al nostro San Giacomo. Il buon Giacomo, quando arrivò in questa zona, era molto demoralizzato. La sua predicazione aveva ottenuto pochissime conversioni religiose. Voleva andar via. Quando dal mare all'improvviso arrivò la Madonna su una barca di pietra per convincere San Giacomo a continuare la sua predicazione in Spagna. E tale incontro avvenne proprio qui, a Muxia. Ma guarda che strana coincidenza! La Madonna appare su una barca di pietra proprio a Muxia, lì dove antiche leggende celtiche parlano di donne venute dal mare su barche di pietra. E non solo, guarda caso, l'incontro è avvenuto in un luogo in cui c'è il più grande santuario pagano di pietre magiche della Galizia. Tutte queste pietre che noi vediamo e sulle quali stiamo camminando sono considerate magiche. E non finisce qui. Tre di queste pietre sono... Tenetevi forte, sono le pietre che formavano la barca della Madonna. Questa pietra rappresenta lo scafo e viene chiamata Pedra de Abalar. Quest'altra è la Pedra de Cadris, cioè la vela, e infine la Pedra de Timon, il timone della barca. Ma queste pietre sono anche pietre magiche. Ora, vediamo cosa si racconta in merito. Sulla Pedra de Abalar si dice che se qualcuno riesce a farla muovere o basculare, sia pure di un millimetro, Abalar appunto, dimostrerà di essere puro di cuore e sarà automaticamente libero da tutti i peccati. Ho fatto di tutto per smuovere questa pietra,
ma credetemi, qui parliamo di diverse tonnellate e da soli proprio non è possibile. Se invece la pietra si muove da sola, significa che sta per verificarsi una catastrofe. E poi la Pedra de Cadris, la vela. A questa pietra è legata una strana tradizione. Si dice che se si passa 9 volte sotto di essa, scompaiono malattie ai reni, mal di schiena e mal di testa. Ragazzi, dopo tanti, ma proprio tanti chilometri fatti a piedi, credetemi, l'effetto placebo di questa pietra è garantito. E vabbè. Comunque, adesso è arrivato il momento di andare a ritirare il certificato della Muxiana. Qui, a Muxia, finisce il nostro cammino primitivo di Santiago. Sicuramente torneremo, non sappiamo quando e non sappiamo come. L'unica cosa che sappiamo è che un giorno torneremo.